Allora io mi sono rivolto alla mia vicina di casa, una contadina di 66 anni, e le ho chiesto se sa qualcosa dei referendum. Lei mi ha detto che sul nucleare va a votare, voterà sì, perché si ricorda che quando c'è stato il caso di Chernobyl l'insalata del suo orto l'ha dovuta buttare tutta e non si sogna minimamente di voler vedere centrali nucleari in questo paese. A differenza magari di qualche scienziato come la Margherita Hack, che io stimo tantissimo e che ci ha messo un po' di più a capire che bisogna andare a votare sì e fermare il nucleare. Quindi io penso che il referendum sia una prova straordinaria per dimostrare che i cittadini hanno un cervello, hanno una testa, sono in grado di scegliere liberamente e non possiamo farci espropriare il diritto di voto da un Parlamento fatto di gente come Scilipoti e Razzi, ai quali non voglio assolutamente affidare scelte così importanti. È per questo che noi come partito ci siamo messi al servizio di un movimento straordinario fatto di tante associazioni che non da oggi ma da anni stanno lavorando per sensibilizzare la popolazione su questi temi. Temi come il nucleare, temi come l'acqua, bene comune pubblico per tutti. Dobbiamo davvero impegnarci in queste ultime ore perché quel tam-tam che abbiamo udito, quei tamburi che sono uno strumento straordinariamente popolare, continui fino al momento del voto. Importante, lancio un appello a tutti, bisogna andare a votare, soprattutto voi che siete qui, che siete già mobilitati prima delle ore 10, quando viene fatto il rilevamento del voto. Perché state pur certo che TG1 e TG2 che non hanno dato informazioni in questi giorni saranno velocissimi a dire a tutti i cittadini italiani se per caso l'affluenza è bassa prima delle ore 10. Quindi a noi che siamo un po' più attenti l'impegno di essere presenti nei seggi prima delle ore 10 perché è un voto in quel momento, il rilevamento è estremamente importante per motivare gli altri elettori. Infine un ultimo appello. Facciamo molta attenzione che le schede sono copiative, generalmente ci vengono consegnate in un mucchietto aperto, facciamo attenzione quando votiamo di non sovrapporre perché un presidente di seggio scrupoloso potrebbe annullare molti voti. Comunque l'importante è andare a votare, riconquistare il nostro diritto di cittadini. I cittadini italiani hanno scelto che l'Italia fosse una repubblica con un referendum. Non erano dei costituzionalisti tutti quanti, erano operai, contadini e hanno fatto la scelta migliore. Vediamo di trasmettere noi alle generazioni future un'Italia senza nucleare, un'Italia con l'acqua bene comune per tutti, l'acqua pubblica e soprattutto un'Italia in cui la giustizia è uguale per tutti ed è l'ora di farla finita con le leggi ad persona. Domenica, lunedì, tutti al voto.